Nicolacione per Libri TV, oggi 23 luglio 2019, siamo in compagnia di Pierpaolo Segneri, professore che conosciamo su Libri TV, potete vederlo in varie diciamo, iniziative, anche sostanzialmente culturali, libri e così via, però in questa occasione, oggi, riprendiamo un discorso che abbiamo sospeso, o meglio che abbiamo sospeso, di cui avevamo parlato in una intervista non breve che avevamo fatto un po' di tempo fa, contestualmente all'ambiente scolastico, perché lui è professore, e quando abbiamo fatto questa intervista, che poi metteremo anche nelle indicazioni di questo video che stiamo facendo, abbiamo parlato del concorso per docenti nel 2016, per Paolo Segneri appunto era un candidato. Ecco, dopo questa esperienza, Pierpaolo adesso ci dirà un pochino quello che ha vissuto come professore, come concorrente, con un occhio anche di solidarietà a chi in qualche modo si affaccia a questa professione, che è quella appunto del professore. Allora, un saluto a tutti quanti i telespettatori di Liberi.tv. Come diceva il direttore Gianni Colacione, c'era quella famosa intervista che ha avuto molte visualizzazioni, intitolata Le corse, il concorso dei corsari, ma visto che è finito quell'iter lungo e estenuante, vorrei qui adesso fare il punto di quanto è stato svolto da quelli che, come me, aspiranti docenti che hanno attraversato un calvario per arrivare poi alla famosa e famigerata cattedra e quindi l'immissione in ruolo, eccetera. Nell'anno scolastico 2018-2019 abbiamo, quelli come me, io ovviamente insieme a loro, svolto l'anno di prova. E finito l'anno di prova abbiamo finalmente realizzato questo desiderio di professionalità nel mondo della scuola con un comitato di valutazione finale. Per arrivare a questo tutti quanti noi abbiamo attraversato un periodo lunghissimo di esperienza. Quindi la cosa che stride maggiormente, appunto, mi rivolgo al Ministero, che docenti che come me avevano 10 anni di precariato alle spalle, 10 anni di supplenze, a volte anche di più, e quindi un'esperienza abbastanza significativa, arrivare dopo aver fatto tutto il percorso in terza fascia, chi è docente sa a che cosa mi riferisco, quindi poi l'abilitazione, personalmente insieme a tanti miei colleghi abbiamo fatto i passi, percorsi abilitanti speciali e sono stati favolosi, fenomenali, ci sono serviti tantissimo, ma comunque oltre a quella laurea che serviva per accedere al mondo dell'insegnamento, l'abilitazione ci ha portato a dover fare altri 11 esami, almeno nel mio caso, e quindi arrivare poi alla fine con la conclusione di questo percorso con una discussione di una tesi davanti a un responsabile, un ispettore anche del Ministero della Regione, quindi un vero e proprio esame fatto da 11 esami, uno per ogni disciplina. No, questo per far capire soprattutto agli studenti e ai genitori, mi raccomando, sappiate sempre che se ci sono dei professori dietro quella cattedra, quei docenti evidentemente hanno ottenuto dei risultati professionali e nella vita che gli mettono nelle condizioni di poter stare dietro quella cattedra. Quindi abbiate sempre rispetto per tutti i professori, tutti quanti, perché se sono lì hanno sicuramente un bagaglio di esperienza che va rispettato, anche nei sacrifici che hanno fatto, nella fatica che hanno messo, non soltanto di studio, lungo studio e quindi di preparazione, ma anche spesso e volentieri di viaggi, perché molti sono anche pendolari, vengono da fuori e quindi hanno sacrificato un po' la loro vita e magari le loro famiglie, e quindi hanno sicuramente un rispetto a cui noi dobbiamo riconoscere prima di tutto la forza
che si nasconde anche dietro la fragilità di un insegnante. Quindi lo dico agli studenti, ai genitori, alle famiglie, di avere sempre un rapporto di stima, di reciprocità, di dialogo e di rispetto nei confronti di tutti i professori. Quindi finita l'abilitazione, ho fatto questo primo anno da abilitato, partecipando poi al concorso nel 2016, come viene detto il famoso concorsone, vabbè, quindi anche lì lo scritto, l'orale, le varie fasi, non mi sono dedicato a interviste tali da segnare tutte quante le tappe. Quando è stato necessario ho voluto sottolineare qualche passaggio, ma la stragrande maggioranza delle volte, anche di fronte agli ostacoli, di fronte alle difficoltà che ho vissuto personalmente o che hanno vissuto i miei colleghi nel percorso insieme, magari ho preferito non scrivere, non parlarne, ma adesso che questo iter si è concluso ci tengo a dirlo, ci tengo a far capire che arrivare a un obiettivo del genere non è stato sicuramente facile, potrebbe essere stato entusiasmante, ma sicuramente faticoso, difficile per tanti aspetti, alcuni momenti anche frustrante, perché comunque quando si arriva all'abilitazione, a 10 anni di precariato, 10 anni di supplenze, forse anche di più, si arriva anche al concorso, a vincere il concorso, eccetera, e si arriva poi a dover fare l'anno di prova, che andrebbe bene quando uno ha 25 anni, fa un anno di prova quando entra nel mondo della scuola, però l'anno di prova a 45 anni mi sembra un po', anche quello è servito, abbiamo seguito i corsi, i seminari, tutto quello che era da fare è stato fatto, è stato bello, interessante, fino all'esame finale, diciamo, questo comitato di valutazione con il dirigente scolastico e altri docenti che hanno valutato insomma il lavoro svolto. Quindi diciamo che per me è stato anche divertente, però vedevo intorno a me tanti colleghi che non è che si divertivano molto, si sono sentiti spesso non capiti, spesso non valorizzati dalle istituzioni, non abbastanza resi autorevoli, con voce chiara da parte di tutti quei loro che hanno responsabilità istituzionali e politiche, e quindi mi aspetto, spero che a loro venga riconosciuto un valore, che è un valore aggiunto rispetto al loro percorso, al nostro percorso e alla fatica dimostrata fino all'obiettivo finale. Oggi sorridiamo, siamo contenti, forse qualcosa andrebbe rivisto, forse qualcosa andrebbe modificato. La scuola ha bisogno di una riforma seria, ne parleremo magari in altre occasioni, e quindi questa però è l'occasione per dire l'autorevolezza di ciascun professore è data dagli altri. L'autorevolezza ci viene consegnata dagli studenti che ci stimano e riconoscono la nostra cultura, la nostra bravura. L'autorevolezza ci viene se ci viene riconosciuta dagli altri colleghi, se ci viene riconosciuta dalle istituzioni, se ci viene riconosciuta dal Ministero, se ci viene riconosciuto questo valore anche dalle famiglie. L'autorevolezza va conquistata, ma va anche restituita a tanti professori che ho visto accanto a me sacrificarsi tantissimo. Magari io nel frattempo facevo anche regia teatrale, scrivevo per il teatro, scrivevo per i giornali, mi dedicavo ad altre cose, ho avuto tante passioni che mi hanno portato verso il cinema, verso la scrittura, ho pubblicato saggi, romanzi, libro di poesie, quindi diciamo che ho affiancato a questo percorso duro tutto quello che poteva essere soddisfacente per me, però sappiate che dietro questo obiettivo c'è sicuramente il cammino faticoso di una persona e che come docente va valutata nella sua anche capacità di affrontare difficoltà e di raggiungere gli obiettivi. Questi obiettivi sono stati raggiunti, ora
spero che chi di dovere riconosca finalmente in maniera chiara, esplicita a tutti i professori quell'autorevolezza che non è autorità, che non è autoritarismo e che soltanto gli altri ci possono donare, soltanto gli altri ci possono dare. Quindi io quando entro in classe e vedo gli studenti che sono contenti, che mi guardano con gli occhi, che vedono in me una persona di cultura, capace di trasmettere per a loro conoscenze, coscienze e di spingere ciascuno di loro ad esprimere se stesso, a conoscere se stesso, a nutrire i propri talenti, a coltivare le proprie qualità, le proprie attitudini. Ecco, quando vedo questo interagire, questo dialogo, allora sento che questo lavoro ritrova la sua autorevolezza grazie all'autorevolezza che mi danno gli altri e non per l'autorità del mio ruolo, che comunque può e deve essere in alcuni momenti sicuramente severo, ma non deve dimenticare la bellezza, che è quello che smuove gli animi, smuove l'amore per la conoscenza, smuove ogni studente a dare il meglio di sé per migliorare se stesso e non per peggiorare gli altri. Un saluto a tutti i telespettatori di liberi.tv e alla prossima.